Cittadini di Barletta, buongiorno e benvenuti a Telescasso. Bene, oggi finalmente è arrivato il momento della prima puntata. Una puntata, diciamo, che apre un argomento per noi e penso per tantissimi cittadini importantissimo. Stiamo parlando di ambiente, quindi diciamo, daremo una prospettiva possibile a quello che sono i dubbi dei cittadini rispetto alla situazione ambientale della nostra città. Quindi detto questo, abbiamo l'onore e il piacere, Grazie a voi. d'accordo, di avere con noi oggi alla prima puntata Daniele Cascella, quindi un cittadino attivissimo, direi non attivo, ma attivissimo per quanto riguarda la questione ambientale e quindi per quanto riguarda la conoscenza, direi profonda, di alcune problematiche relative all'ambiente e il nostro territorio. Benissimo. Quindi, buonasera Daniele. Grazie a voi di Ok. avermi invitato. Beh, direi che conoscendo la tua storia e conoscendo l'interesse e l'amore che hai per il territorio e la conoscenza che hai diciamo, creato nel tempo, che hai ottenuto nel tempo del nostro territorio, diciamo, era per me una cosa importante, un momento importante doverti invitare. E anche ti dirò per la concretezza con cui affronti determinati argomenti, quindi senza fronzoli, senza pareri personali, sei molto diciamo al di sopra delle parti. Io ti conosco anche dai social, come molti cittadini diciamo sanno, in quanto ti seguono magari sulla pagina social. Benissimo, quindi cominciamo con il primo argomento. In che condizione, secondo te, Daniele, è il nostro territorio? Molti dicono preoccupante, ok? A livello di inquinamento. Preoccupante. Molti dicono sì, preoccupante, ma non troppo. Ed altri assolutamente sembrano disinteressarsene, d'accordo? E stiamo parlando di istituzioni, ma anche di cittadini. E chi non se ne interessa, molto probabilmente non se ne interessa perché non ha notizie certe e nozioni certe su quella che è la problematica ambientale. Vorrei da te un quadro generale della Vabbè. problematica. Senza, appunto, mi hai detto che io parlo senza fronzoli. La realtà che ci dice Legambiente nazionale, non lo dico io, che esaminando i dati ARPA, Barletta è la città pugliese con il maggior numero di sforamenti di PM10. Questo è un report nazionale valutato sui dati ARPA. Lo dico per il cittadino, diciamo, attualmente inconsapevole. Quando si parla di PM10, di cosa parliamo? È il particolato che viene emesso dalle industrie e da anche l'inquinamento delle macchine automobilistico. E il PM10, ma specialmente il PM2,5, rischiano di andare direttamente soprattutto il PM2,5, nei polmoni, nei bronchi, essere E respirati. quindi praticamente può creare quel mostro Fa che tutti danno, quanti fa danno, conoscono. fa Bene, danno, comunque fa danno fa alla danno. base di tutto. E la cosa appunto preoccupante che l'ARPA, per chi non lo sapesse, è l'agenzia regionale pugliese, ma ogni regione ha la sua agenzia regionale, titolata a investigare e a monitorare i vari tipi di sostanze marine, aeree, sul suolo e così via. E per legge, cioè, non lo possono fare altri, tutto deve passare dall'ARPA. E nei monitoraggi ARPA è venuto fuori che appunto la Barletta è la città con maggiori sforamenti di PM10 di tutta la Puglia. Sul PM2,5, se non ricordo male, era unita ad Andria e Bari. Bene, ma bene non direi. Bene, ma bene non Questi direi. sono i dati, Ok, per cui i dati direi che sono sono quelli. tutt'altro che confortanti da No. quello che abbiamo capito. Diciamo in maniera precisa hai diciamo, reso il concetto quando hai detto che queste polveri entrano direttamente Soprattutto all'interno dei nostri polmoni, quindi il nei PM2,5, polmoni perché dei nostri figli. parliamo di micron. Quindi
siamo nell'arco della situazione realmente rischiosa e pericolosa per la salute pubblica a questo punto. Bene, a questo punto ancora di più tendo ad andare dietro l'angolo e a chiederti esattamente quali fabbriche presenti sul territorio sono state diciamo oggetto dei controlli ARPA. Ok, perché noi abbiamo parecchie fabbriche, ci sono piccole fabbriche, attenzione, grandi fabbriche, attenzione. Ci sono un bel po' di realtà. Qua dobbiamo essere precisi. Sì. Noi a Barletta abbiamo 3 centraline ARPA, di cui 2 di proprietà comunale, e una è stata ubicata proprio qua nelle vicinanze di dove siamo qui a registrare. Sì. L'ARPA monitora attraverso le centraline, okay? Okay. A Barletta la Buzzi Unicem ha una centralina al proprio interno che i dati, tra virgolette, rilevati attraverso la centralina, che non è ARPA, è della Buzzi Unicem, però i dati vengono valutati dall'ARPA. Per cui l'ARPA non entra dentro le aziende, l'ARPA monitora attraverso queste centraline dislocate per la città. All'interno della Buzzi Unicem c'è una centralina i cui dati vengono pubblicati, si possono andare sul sito e li si possono leggere tranquillamente, e vengono validati, controllati dall'ARPA. Questo appunto è il lavoro che fa l'ARPA. Perfetto. Riferendomi ad un caso in cui il presidente di OAP, l'avvocato Michele Cianci, ha sottolineato, diciamo a livello pubblico, il fatto che la cementeria avesse dato un comunicato, se non erro, era l'ARPA che aveva fatto una determinata domanda alla cementeria che diceva se effettivamente una fuoriuscita di fumi in particolare fosse, quale fosse la causa reale. Allora, sì, no. La domanda era questa, quale fosse la causa reale della fuoriuscita di fumi? No, allora, in realtà no, diciamo, cioè, prima di me, no, attenzione, prima di Michele Cianci, prima di OAP, c'è stata una fotografia pubblicata da un giornalista locale in cui si vedeva una nuvola liberarsi nell'aria. Benissimo, questo era il... Fammi finire così, altrimenti... Sì, per carità. Questo avvenne intorno alle 9:30, 10 di quella mattina. Sì. Dopo qualche ora ci fu un comunicato della Buzzi Unicem che parlava di farina, che c'era stata una fuoriuscita di farina. E lì Michele Cianci con tante altre con altre realtà, tra cui anche l'assessore Riefolo e altri, ci chiedevamo che cavolo era avvenuto. Sì. Ci fu anche l'intervento dell'ARPA e così via, per capire che cosa fosse quella farina. Quindi l'assessore Riefolo era intervenuto come assessore alla nona allora? All'ambiente. Sì. Intervenne anche lei, perché comunque si cercò di capire, se non erro, se non ricordo male, che cosa fosse quella fuoriuscita, cioè avvenuta di giorno alle 9:30, dove comunque una città viva. Poi non dimentichiamo, purtroppo a Barletta è avvenuto, giusto o sbagliato che sia, che le aziende insalubri sono all'interno della cinta urbana. Inutile che infatti è questo, cioè, la problematica reale, visibile, non lo nascondiamo, purtroppo la cementeria è all'interno della città. Cuore, è avvenuto praticamente un colpo sul cuore della città, se poi vogliamo lì, perché da una parte e dall'altra il vento porta comunque tutto quello che sono la circondata dalle abitazioni da una parte e dall'altra. Per cui quella farina che cosa in realtà fosse, se era era da preoccuparsi o meno. Certamente non era la farina che serve per fare le focacce. Non era farina, però, diciamo no, che... Quello no. Allora, tecnicamente certo, si chiama farina, nel loro gergo la chiamano farina. In realtà forse in quel caso poteva essere, tra virgolette, se si usava un nome meno tecnico sarebbe stato meglio. Questo è quello che è avvenuto. Ok. Ora, quello che ci chiediamo, ci fa piacere, perché noi volevamo chiedere appunto... che ruolo potesse avere, quindi il ruolo di sensibilizzazione praticamente che può assumere l'amministrazione comunale nei confronti di quell'episodio
E se sappiamo, fra l'altro, perché fu affermato da parte della cementeria che gli impianti erano vetusti, per questo era successo. No, dalla cementeria. Nel senso che dopo l'intervento dell'ARPA, che intervenne dopo quel giorno, ci fu il comune, se non ricordo male, perché sono passati, è passato qualche mese, il comune chiese all'ARPA un intervento. Perfetto. L'ARPA, tra virgolette, incominciò a investigare, nel senso nel suo ambito, e venne fuori, il report fu fatto dall'ARPA, non dalla cementeria. Non è stato fatto dalla cementeria. Quindi il report, cari cittadini, non è stata un'affermazione della cementeria, ma un tentativo di investigazione dell'ARPA. È il report. L'ARPA ha, tra virgolette, messo nero su bianco che l'impianto è vetusto. Naturalmente è un'affermazione che comunque è bella pesante. È pesantina. È pesantina.